Erano stati presentati qualche giorno fa, ma adesso è ufficiale, arriveranno anche in Italia i nuovi Samsung Galaxy A6 e A6 Plus, due smartphone di fascia media di Samsung. Andiamoli un pochino a vedere insieme, cerchiamo di capire un po' come saranno fatti. Ecco, la serie A era caratterizzata da un corpo in vetro, fronte retro, adesso sul retro ci ritroviamo un po' un remake della serie J, perché se andiamo a vedere il posteriore di A6 e A6 Plus, ci rendiamo conto che non si tratta più di vetro, ma ritroviamo quella forma un pochino stondata con la linea delle antenne, realizzato comunque in alluminio, questo back cover, e quindi ci verrà da dire: ma perché tornare indietro o comunque fare una fusione con la serie J? E che fine farà la serie J? Comunque, sono cose che scopriremo solamente strada facendo, solamente fra qualche mese con la nuova serie J, che a questo punto mi chiedo come sarà, magari sarà fatta in vetro come la vecchia serie A. Comunque, una serie A6 e 6 Plus che non è che vada tanto a stupire, diciamoci la verità. Innanzitutto l'A6 è un telefono da 5,6 pollici, Super AMOLED ovviamente, ma la qualità è HD+, quindi non è che siamo tanto alti come risoluzione. Qualcosa meglio lo fa il A6 Plus con un display Super AMOLED, ma Full HD+, almeno quello. 3 giga di RAM, 32 giga di memoria su entrambi, Exynos 7870, un processore di fascia media che viaggia a un clock di 1,6 GHz e 1,8 GHz per A6 e 6 Plus. Fotocamere anteriore da 16 megapixel con un'apertura di 1,9 e flash LED su A6, mentre troviamo 24 megapixel con un'apertura di 1,9 con flash LED per A6 Plus. Sul posteriore sensore di impronte, quindi dito centrato e si sblocca, una fotocamera singola da 16 megapixel su A6, doppia fotocamera 16 megapixel più 5 megapixel su A6 Plus. Batterie 3000 contro 3500 mAh, si sbloccheranno oltre che con l'impronta digitale, ovviamente anche con il volto, è la tendenza del 2018 lo sblocco con il volto, e avranno ovviamente Android Oreo a bordo nativo. Prezzi a partire dalla fine del mese di maggio dovrebbero essere già in circolazione, ufficiali 309 € e €369. Ufficiali ragazzi, che significa che tempo 1 a 2 settimane caleranno e sappiamo che fine fanno i prezzi con Samsung. Personalmente ritengo l'A6 un prodotto che poteva fare a meno di esistere, troppo caro al lancio, troppo poco interessante dal punto di vista delle caratteristiche, un pochino meglio l'A6 Plus, anche se non è che faccia gridare allo stravolgimento tecnologico. Non mi fa impazzire la cover posteriore che riprende la serie J, l'ho appena detto, e a livello tecnologico non mi sembrano prodotti molto interessanti. Poi fatemi sapere quello che ne pensate, magari a voi piacciono, magari li prenderete in considerazione. Con questo direi che è tutto, grazie per l'attenzione, buon Galaxy A6 e A6 Plus a tutti!